RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. Eccolo qui, RLB che radioattiva la notizia. Buongiorno, come ogni mattina, Simona Gambero, Edoardo Maruca, buongiorno. Buongiorno. E quest'oggi abbiamo una voce, ma anche chiaramente una persona che voce conosciamo amica. Molto bene, una voce amica, è quella di Pietro Vitelli, il rappresentante di Altro Consumo. Sì, responsabile di Altro Consumo Regione Calabria, sì. E questa mattina ci parla di un argomento assai discusso e spesso le persone non sanno davvero come intenderlo, quello relativo all'olio di palma. Esatto. Vitelli, buongiorno. Buongiorno. Ah, dovremmo averlo in linea. Io mi rendo conto che i collegamenti la mattina talvolta... Ci può stare. Buongiorno Piero Vitelli, buongiorno. Eccoci qua. Pronto? Ci sente? Pronto? Buongiorno. Oh, eccoci. Qualche piccolo disturbo. Allora, stiamo parlando dell'olio di palma, di questa presa di posizione importante di Altro Consumo. Ce ne parla meglio? Sì, per quanto riguarda questa denuncia che noi abbiamo fatto riguardante il danno che può provocare l'olio, per appunto l'olio di palma, sì. abbiamo fatto eseguire delle analisi, e queste analisi ci danno dei risultati, diciamo, molto preoccupanti. Mm-hmm. Quindi di conseguenza abbiamo chiesto al Ministero della Sanità che facesse gli opportuni controlli e ritirasse, se è il caso, il prodotto da tutti in commercio. Ecco, dire, mi scusi se le interrompo, che è molto diffuso nelle merendine, è tantissimo diffuso, soprattutto, allora, sia molte produttrici italiane che producono biscotti e altra roba simile, sì, e soprattutto, sottolineo questo soprattutto, prodotti che vengono dall'estero. Io ho comprato sull'autostrada in prossimità di un'uscita autostradale campana un, sì, prodotto in un grossissimo negozio che non faccio il nome. Certo. Ho letto i componenti di questi biscotti, anzi mi stavano pure ad assaggiarli gratuitamente prima di acquistarli. Il prezzo era conveniente, il sapore sembrava molto gradevole, però quando sono andato a leggere i componenti non le dico che stavo per rimettere tutta la roba che avevo ingerito poc'anzi. Certo, perché di tutte queste sostanze. Quindi facciamo molta attenzione a questo tipo di cose. Soprattutto perché le merendine poi le mangiano i nostri bambini, insomma i ragazzi. I bambini, esattamente. Queste credo che sia veramente... non voglio definirle della grossa, ma è un crimine per l'umanità, perché queste cose qua noi andiamo ad inguinare quelle che sono già in venere età determinate, come dire, organi degli esseri umani, tra i bambini. Certo, questo certo. Comunque a monte dobbiamo fare un discorso molto serio. Noi abbiamo sempre, io soprattutto, come Pietro Vitelli, Altro Consumo Regione Calabria, ho sempre sottolineato questo aspetto dei mancati controlli. Una volta esistevano i vigili sanitari, esatto, che si alzavano di notte per andare a controllare prima della riforma sanitaria e prima ancora del prendo dell'Unione Europea, dove avevamo una professionistica che se diciamo distribuiti sul territorio, dove effettivamente vigilavano sulla salute di tutti quanti noi, sì, andavano di notte a prelevare le partite di latte, controllavano se l'olio era adulterato, sofisticato. Certo, insomma, questa di cosa non avviene più. Oggi invece l'Europa ci ha distratto tutto, cioè il controllo devono fare più, ma io non riesco a comprendere. Ho capito, però mi scusi Vitelli, però mi pare che ci sia un'altra interpretazione del problema. Questo olio di palma è legale, cioè non è vietato dalla legge e lo mettono nei biscotti e nelle merendine, è legale. Non è il dramma, perché prima in Italia che cosa si faceva? Prima di mettere in commercio un prodotto doveva passare al vaglio di tutti questi controlli ed autorità anche locali. Ad esempio, a Cosenza, voi dovete sapere che noi avevamo un laboratorio di analisi, sì, gestito, nessuno ce lo ricorderà, dal famoso professore Serra, dove erano tutti dei luminari, dove controllavano la bontà delle acque, la bontà degli alimenti, la bontà del... Noi avevamo il famoso pastificio Lecce, se vi ricordate. Certo. Controllavano i prodotti, diciamo, agricoli. Erano veramente dei geniacci in materia. Cioè,
effettivamente era difficile che sulla tavola nostra arrivava un prodotto, diciamo, di qualità tanto come adesso invece lei dice ora, è cambiata la cosa. Ora praticamente ci stanno somministrando tutto quello che loro vogliono. Senta, Vitelli, loro lo sanno che non ci sono più i controlli, ecco perché fanno quello che vogliono. Le chiedo scusa se la interrompo, perché poi abbiamo dei tempi stretti, quindi quello che vogliamo comunque sottolineare anche con la sua telefonata è questo: ovviamente insomma il governo e la Commissione Europea devono fare qualcosa relativamente a questo, come dire, ingresso in moltissimi prodotti che ovviamente gustiamo tutti noi in Italia, e c'è quindi una petizione che Altro Consumo ha lanciato per far sì che ci siano dei test su alcuni prodotti e quant'altro, ecco. Vogliamo ribadirla? Ecco. Allora, io questa cosa qua, grazie di avermela ricordata, perché poi pigliata nella foga, sì, certo. Noi la facciamo lunga questa cosa qua, ecco perché a volte c'è bisogno di una trasmissione per far sapere a chi ci ascolta le cose come vanno. La nostra petizione praticamente risponde al, basta andare su altroconsumo.it/olio di palma, tutto attaccato. Ecco, bisogna aderire, tanto è gratuita questa, certo. Questa petizione, in modo tale da rafforzarci come al solito e portare avanti questa lotta della, diciamo, per quanto riguarda questi prodotti contaminati che sono altamente tossici, per l'appunto l'olio di palma. Insomma. Certo. Va bene, noi la ringraziamo ovviamente, insomma torneremo a parlare di questo prodotto che insomma usiamo, purtroppo viene usato e tutti noi degustiamo in qualche modo anche inconsapevolmente, quindi la ringraziamo Vitelli. Buona giornata. Vi ringrazio che mi avete fatto fare questo appello, perché lo ripeto, proprio di sabato l'acquisto che io in questo grosso centro dove erano pieni, ma proprio pieni di oliva. Va bene, di olio di palma. Torneremo a parlarne. Grazie, buona giornata. Buongiorno.